tra un po' non mi ricordo neanche più come si accende la videocamera. Ho detto tutto. Un mese troppo di assenza, troppo. Benvenuti in un nuovo video, parlo piano perché Federico sta facendo il riposino del pomeriggio, quindi ho colto la palla al balzo per fare questo video che mi avete richiesto in tantissime e che io letteralmente non vedevo l'ora di fare per comunicare anche a chi non mi segue su Instagram, perché appunto per chi mi segue su Instagram ho reso pubblica la dolce notizia già no, ieri sera, quindi 2 sere fa. E io e Riccardo eravamo emozionatissimi anche solo di cliccare il pulsante condividi su Instagram. È stata un'emozione, è stato tutto un'emozione. Ci stiamo godendo letteralmente ogni singola cosa perché è tutto, tutto meraviglioso. E appunto, per chi non mi segue su Instagram, lo dico anche qui su YouTube: divento mamma per la seconda volta. Quindi sto aspettando un bimbo o una bimba e non si sa ancora se sarà un fiocco azzurro o un fiocco rosa. Ci godiamo anche questa trepida attesa perché comunque, come si suol dire, ci vogliamo proprio veramente godere ogni singola cosa, anche l'attesa del non sapere se è maschietto o femminuccia. Inutile dirvi che siamo al settimo cielo, emozionatissimi, felicissimi, ancora non ci crediamo. Federico è al settimo cielo, ma chi più ne ha più ne metta. L'emozione di diventare un fratello maggiore, quindi si sente grande, si sente già entrato nel suo ruolo di fratello maggiore. Poi lui è molto molto dolce, con la testa sul collo, quindi sarà un buon fratello maggiore. Che dirvi, sono emozionatissima, sono già in difficoltà perché un mese senza fare video qui su YouTube mi ha resa di nuovo un pochino impacciata, un pochino timida, e in più è una notiziona che comunque emoziona a priori, quindi oddio. Mi calmo un momento, approfitto per farvi vedere l'ecografia che ho preso, ne ho presa una qui per farvela vedere. Questa qua è di una settimana e mezza fa più o meno. Sono in un periodo di boom esami, anche se gran parte li ho già fatti, però sapete che nei 9 mesi ci sono tanti esami da fare, quindi non ci sarà mai fine tregua in sintesi. Ecco qua il nostro patatino o patatina, che nell'ecografia, esattamente questo giorno qua, ci ha fatto anche ciao con la manina. Potete immaginare me e Riccardo proprio sciolti all'ennesima potenza quando siamo usciti dallo studio della mia ginecologa. Ci siamo abbracciati proprio. Questa ovviamente non è la prima ecografia, perché io adesso non ho per il momento piacere di condividere le settimane precise, poi magari mi passerà questa cosa, però insomma sono all'incirca, sto per iniziare il quarto mese, ecco, quindi non è la prima ecografia. La prima l'ho fatta mi sembra sia 6 settimane, quindi era proprio un fagiolo, cioè non si vedeva bene così. In realtà questa non è l'ecografia delle migliori, ne ho diverse in cui si vede proprio già il profilo, il nasino si vede benissimo, perché appunto era il test integrato, quindi ha fatto la ginecologa tutto il controllo della plica nucale, queste cose qua. E niente, mi sto venendo il fiatone perché mi sto veramente emozionando tantissimo. Per chi segue me, Riccardo, insomma, per chi ci segue dall'inizio sa che comunque noi siamo insieme da 4 anni a breve, e sognavamo, cioè per noi è veramente un sogno ad occhi aperti, perché noi desideravamo tantissimo il creare una nostra famiglia.
ancora l'idea di avere in grembo il frutto del nostro amore è una cosa per me emozionantissima, cioè mi sto commuovendo solo all'idea, è una cosa incredibile, un miracolo e sono senza parole, scusate se mi ripeto, ma sono veramente senza parole e ancora non ci credo realmente. La panciotta c'è, poca poca, ma già c'è. E non ve la mostro perché c'è ancora poco da vedere, magari nei prossimi video, tanto comunque ho intenzione, visto che le nausee si stanno attenuando, si stanno calmando, e quindi piano piano adesso riprenderò a tenervi compagnia, magari farò dei vlog, ci terremo aggiornate e non vedevo letteralmente l'ora di potervi dire questa notizia. In realtà avrei potuto dirvela anche già qualche settimana fa, però abbiamo voluto aspettare ovviamente che lo sapessero prima le famiglie, perché altrimenti avrebbero visto il video e non sarebbe più stata una sorpresa perché ci guardano. Così per rompere un po' il ghiaccio, per calmarmi un momento, vi racconto come l'abbiamo detto alle famiglie e a Federico. Federico è stata un'emozione pazzesca. Allora, le famiglie ci siamo ritrovati sia dai miei che dai genitori di Riccardo con una scusa che poteva essere il rientro dalle loro vacanze, l'andarli a trovare, insomma, queste cose qua. E io e Riccardo insieme abbiamo avuto un'idea, di comunque lasciare un ricordo di questa notizia, ancora di più, ai suoi che sono nonni per la prima volta, però ovviamente anche i miei ci tengono tantissimo, quindi ovviamente anche per loro, anche per mia nonna. Insomma, c'è stato questo pensiero per la famiglia, i più stretti. Abbiamo fatto una cornice bellissima color tortora. Sono due cornici, una qui e una qui. Se trovo una fotografia, non ho il cellulare sotto mano, provo a montarvelo qui da qualche parte. Comunque, sono due cornici messe una sopra l'altra, ma in sensi diversi, quindi una a destra e una a sinistra, legati con un cuore al centro. E una è verticale, una è orizzontale, e in una abbiamo messo l'ecografia. Ne avevamo diverse di queste, quindi ognuno ne ha una diversa. Comunque c'è un'ecografia, e nell'altro spazio c'è una foto mia e di Riccardo con l'ecografia in mano, che ci diamo un bacio. Quindi insomma, è venuta molto molto carina. Abbiamo fatto anche un pacchettino veramente sfizioso e vedere le loro facce è stato impagabile perché c'è chi si è commosso, chi ci ha abbracciato forte, chi ha aperto e ha fatto: "Ah, bella la cornice!" Cioè, messo bene a fuoco: "Auguri!" Bellissimo, ragazzi, un'emozione unica. E poi vabbè, si è stappata la bottiglia, si è festeggiato tutti insieme. Sto veramente rivivendo la giornata e quindi bello, sono stati tutti tutti molto contenti, è stato bello vedere tutti emozionati. Niente, quindi ovviamente già entrambe le nostre famiglie già sono lì che scommettono se è un maschietto o una femminuccia. È stato divertente, è stato bello, e è stato divertente anche fargli indovinare i nomi, perché abbiamo già i nomi sia per il maschietto che per la femminuccia, quindi in eventualità siamo già pronti. Però ve lo condividerò quando sapremo magari il sesso, quindi aspetto un pochettino, però insomma, vi terrò aggiornati anche su questo. Ho già in mente di fare delle cosine molto sfiziose, molto carine, appunto croce, quindi per il pargoletto o la pargoletta. Scusate se dico sempre e balbetti vari, cercherò di tagliare il più possibile le cose strane, ma mi riprendo.
Comunque niente, tornerò prestissimo con i video. Se vi fa piacere posso fare un video del primo trimestre, così magari rompiamo un po' di più il ghiaccio, perché adesso vi ho sparato la notizia così. Però magari un video sul primo trimestre per raccontarvi un po' com'è andata, come l'ho scoperto, queste cose un po' sfiziose magari possono piacere, e quindi potrei farvi un video sul mio primo trimestre per raccontarvi un po' gli aneddoti, cosa è capitato, a che settimana l'abbiamo annunciato, insomma tutte queste cose qua. E questo è il fatidico chiama angeli che tante di voi, come ho messo anche su Instagram, grazie a questo tante di voi, le mie piccole Sherlock Holmes, hanno capito prima che lo annunciassi che ero in dolce attesa. Questo è un regalo che mi ha fatto Riccardo, appunto pochissimi giorni dopo aver saputo che aspettavamo. È un chiama angeli forellato a cuoricini, spero lo vediate bene, però dovrebbe mettere a fuoco, sì, più o meno messo a fuoco, e quindi un chiama angeli e la collana, la catenina è lunghissima perché va proprio a battere sulla panciotta, perché sono, è proprio una cosa caratteristica per la gravidanza. E che altro? Io credo che chiuderò qua, perché mi rendo conto che sto balbettando e facendo un discorso un po' a random, non sto seguendo un... fa anche caldo oggi, non sto seguendo una linea, sto parlando così, sto sparando quello che mi viene in mente, portate pazienza, ma... è un mese che non ci vediamo perché sono stata malissimo, potrete immaginare che il motivo era questo, stavo veramente male, a volte sto ancora adesso male, però si sta tutto calmando, quindi quando è più calma la situation riesco magari a lanciarmi un po' di più anche su YouTube. E cos'altro vi posso raccontare? È stato un periodo un po' tosto, fatto di tanti mal di testa, tanta nausea, però abbastanza controllabile, ma comunque una nausea così forte che ti blocca proprio, quindi non è, ovviamente è capitato anche di vomitare, aspettavo lui proprio i sorci verdi, vedevo, cioè una cosa spaventosa, non neanche l'acqua, non neanche una caramella, invece adesso bene o male mangio, bevo tranquilla, però dopo mangiato mi devo sempre stendere, stare molto calma, appena mi piego lo stomaco mi fa vedere le stelle, quindi devo stare molto calma e molto attenta, però è molto molto controllabile, quindi sono molto contenta di questo. E poi comunque siamo sono in procinto di iniziare il quarto mese, quindi ora si sta veramente, sto notando che piano piano si sta un po' calmando la situazione. Detto ciò, io vi saluto, ringrazio di cuore, ma veramente di cuore, tutte quante, ho cercato di rispondere a tutte su Instagram, perdonatemi se ho dimenticato qualcuno, grazie infinite per tutti i commenti meravigliosi che mi avete lasciato, siete state in tantissime, cioè tantissimi mi piace che non mi aspettavo, più di quasi 165 mi pare, 168 mi piace su Instagram, cioè proprio un boom, non me l'aspettavo, quindi grazie, grazie da parte mia, da parte anche di Riccardo, ci ha riempito il cuore vedere tutti questi vostri messaggi di affetto, di amore, grazie veramente, e grazie, vi ringrazio anche già per quelli che sicuramente mi scriverete qui sotto, perché io cerco sempre di rispondere a tutte, perdonatemi se in questo periodo non ho risposto a tutti sempre, in quelle pochissime foto messe su Instagram o sotto alcuni video tipo quello spesa, solo che a volte mi viene proprio la nausea anche solo all'idea di stare al telefono, al cellulare, non lo so, è proprio un periodo strano, vedete che mi sono anche truccata poco, non sono agghindata, non ho... perché gli odori anche del make up mi danno molto fastidio, tutti i profumi, non lo so, ci sono degli odori che sopporto poco, profumi ce ne sarà uno tra tutti quelli che ho che riesco a indossare,
È una cosa incredibile, quindi sto cercando di allontanare tutto ciò che mi dà fastidio, comunque cerco di stare il meglio possibile perché è un periodo tosto, i primi 3 mesi sono un po' tanta stanchezza, tanta sonnolenza, anche se magari oppure insonnia, per esempio stanotte mi sono addormentata alle 4, quindi adesso sono un po' stanca, però cerco di non dormire perché altrimenti stasera faccio di nuovo la stessa tiritera, quindi cerco di resistere e non dormire, così magari stasera sono più stanca e forse mi addormento almeno entro l'una, mi auguro, che altrimenti la vedo difficile. Niente ragazzi, io ho finito di parlare a random così come è capitata, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo prestissimo, prestissimo, ho intenzione di fare tanti vlog, di fare appena passa tutto, faccio tanti vlog, vi faccio un video sul primo trimestre in cui vi racconto come l'ho scoperto, cosa è successo, insomma, anche perché per me sono ricordi che rimangono, quindi ci tengo tantissimo a condividere su YouTube con voi questa nuova avventura. E niente, io vi mando un bacione gigante e ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!